Ciao pagliacci e pagliacce, io sono Omega e ben ritrovati, bentornati sul mio canale in questo nuovo video della GTA 5 mod vita reale da calciatore. Ragazzi, da un po' di tempo molti di voi mi chiedete di comprare, me l'avete chiesto fino adesso, di comprare una moto simile a quella di Ronaldo Junior, a Cristiano Ronaldo, no? Quella, la mini moto che ha Ronaldo Junior, sempre su primo, insomma, già la conoscete, già penso che l'abbiate in mente. Bene, allora, dato che me l'avete chiesto in molti, oggi vi accontento e renderemo anche il gioco già più reale di quanto non lo sia. Cioè, questo è un ulteriore passo avanti rispetto a quello che stiamo facendo e che io ho fatto fino adesso. Quindi ci tengo anche a sapere la vostra nei commenti, perché sì, avete capito bene, abbiamo aggiunto il Duomo di Milano e il Colosseo di Roma per rendere felici, diciamo, entrambe le fasce nord e sud. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, perché adesso vedremo qualcosa di bello sia per Ronaldo che per Ronaldo Junior. E vi ricordo che a fine video gli ultimi 5 di voi che mi seguono su Instagram verranno salutati. Lo trovate qui, basta che cercate @realanthony e verrete salutati. Ragazzi, come vedete, quest'oggi siamo qui a bomba con il nostro Ronaldo Junior, il nostro figliolo, il nostro campione, il nostro principino. Allora, come vedete, sono anche vestito a tema. Ho pensato di mettere la felpa di LV per Supreme che abbiamo, cioè che abbiamo messo a Ronaldo, dato che la moto sarà esattamente la stessa fantasia, proprio come la Lamborghini Supreme. Dato che poi Ronaldo Junior, vi ricordate tutti, ha voluto, non diciamo per gelosia ragazzi, ma ha voluto una moto della stessa fantasia, abbiamo comprato la mini moto. E adesso, dato che tutti voi avete detto Omega, prendila anche a Ronaldo, perché no? Quindi, allora, come prima cosa voglio farvi notare che siamo venuti qui perché siamo andati a ritirare anche dei soldi, perché non pagheremo soltanto la mini moto, ma finiremo di saldare anche tutte le revisioni che Simon ha fatto alle nostre auto sportive, quindi ci vorranno un bel po' di soldini. Quindi, a proposito, devo anche finire di pagare l'ultima Lamborghini che abbiamo comprato, perché poi siamo andati in vacanza, abbiamo fatto questo e quell'altro e ci siamo completamente scordati. Vorrei attirare alla vostra attenzione, ragazzi, il fatto che il gioco è diventato ormai super reale anche con i cartelli stradali che troviamo nella vita reale, come ad esempio la pubblicità del Brancamenta. Non so se lo conoscete, la pubblicità della TIM, della Poste Pay, delle Poste Italiane, insomma, le tipiche pubblicità italiane che si trovano. E addirittura qui c'è anche la pubblicità della Fiat, di una macchina della Fiat. Che auto sarebbe questa? Gamma tipo da 12.500 euro con clima Esprit. Insomma, ragazzi, il gioco sta diventando sempre più reale, anche perché ve l'avevo promesso che avrei fatto vedere tante altre belle cose reali. E siccome Ronaldo adesso è in Italia, tutte le cose che vedete sono a tema italiano, proprio perché Cristiano adesso fa parte a tutti gli effetti di una squadra italiana. Ronaldo Junior ha intenzione di rimanere là o di venire? Ecco, sta venendo. Bene, allora basta perdere tempo alle ciance e usciamo la nostra valigia e andiamo a vedere questa fantastica nuova moto che ci aspetta. Dove è Simon? Ragazzi, non voglio spoilerarvi niente, come vedete abbiamo la valigia dove dobbiamo saldare l'ultima Lamborghini e pagare le revisioni di tutte le auto sportive che abbiamo fatto, che ovviamente non l'abbiamo visto perché ovviamente è un po' una seccatura portare tutte le auto di lusso di Ronaldo qui e farle revisionare. Comunque Simon, ci becchiamo nel tuo ufficio, così mi offri un caffè, ti faccio vedere i soldi. Ecco, lì c'è la moto ragazzi, non si spoilera, la vedremo dopo, dai Ronaldo Junior. Se vuoi rimanere qua, rimani qua, se no vieni dentro. Io aspetto Simon dentro, gli esco anche i sordi. Guardate ragazzi, ma quando vedo una moto del genere mi parte la bobina. Ragazzi, Simon ci sta dicendo che siamo sempre puntuali nei pagamenti. Giustamente ragazzi, Ronaldo non ha mai, cioè ha avuto problemi di soldi una volta nella serie, ma poi diciamo che li ha risolti. E comunque sì ragazzi, come potete vedere, la revisione alle Lamborghini e pagare l'ultima Lamborghini, che tra l'altro era un milione qualcosa più le revisioni, costa un bel po'. E voglio anche attirare la vostra attenzione sul fatto che su GTA ci sono sempre stati i dollari, no? Però come adesso ben vedete c'è la 500 euro e ci sono insomma i soldi italiani, cioè l'euro. Infatti come vedete nella valigia è piena zeppa di 500 euro di mazzette, chi è che non le vorrebbe? E ovviamente gliel'abbiamo uscita a Simon per fargli vedere che per correttezza sono vere. Insomma vedete qui c'è la banconota, proprio qui ci sono due mazzette e la banconota singola. Quindi fatemi sapere se tutte queste cose reali che stiamo vedendo vi piacciono, anche perché ragazzi io l'ho fatto per voi, per rendere la serie sempre più bella e più realistica. Mi sembra ovvio e schere.
Banda le ciance, ciance le bande, Simon, pigliati sti soldi e ti pago anche con questa la moto di Ronaldo Junior. No, quella di Ronaldo Junior l'avevo già pagata. Pigliati sti soldi e ti pago la moto che sta revisionando il meccanico. È stato un piacere, è uscito tutte le mazzate perché la valigia è sempre la mia. E grande Simon, bella, ci vediamo, fanne buon uso di questi soldi, non buttarli in droga e altra roba. Ops, quella sedia la becco sempre. Ragazzi, come vedete ci siamo, la nostra moto. Louis Vuitton per Supreme è proprio là dietro il meccanico, il nostro meccanico di fiducia, che è lui che ci fa le revisioni, e Simon ovviamente incarica lui. Ha detto che ha delle specifiche molto particolari proprio perché l'abbiamo chiesta noi. Infatti ha un motore più potente, freni più potenti, dischi più potenti. No, il motore non ha dischi, forse sì, vabbè, insomma, ha una carrozzeria più potente e prestazioni più potenti rispetto alle altre, quindi è una bomba. Ronaldo Junior, che dici? L'andiamo subito a provare, figliolo, anche perché, ragazzi, siccome volevo portare Ronaldo Junior a vedere il Colosseo e il Duomo, soprattutto il Duomo perché è molto molto bello. E Ronaldo Junior, monta sopra che adesso andiamo a fare il bordello, figliolo. Ok, ragazzi, questi due sembrano Bonnie e Clyde versione, non lo so, Ronaldo, da dove hai preso quel casco? Ah, stava là, non so dove l'abbia preso. Ragazzi, questi due sono dei pazzi perché adesso faranno le loro pazzie assurde. Comunque, fatemi sapere se questa moto micidiale vi piace. Anche perché poi successivamente verranno fatte anche le revisioni, eccetera, eccetera, perché è una moto molto particolare. Ok, non vedo l'ora di provarla, di andare in strada. E come vi dicevo, andremo a visitare anche il Duomo e il Colosseo. Così rendiamo ancora più italiana e più reale la serie della vita reale da calciatore. Da quello che ho capito, il Duomo dovrebbe trovarsi qui, in questo punto di mappa qui, se ho ben capito dagli opuscoli che hanno messo, e il Colosseo dovrebbe trovarsi da queste parti qui. In ogni caso, ragazzi, andiamo prima a vedere il Colosseo perché penso sia l'attrazione più bella, una delle sette meraviglie più belle del mondo, quindi non mi ricordo esattamente da che parte. Andiamo a vedere, spero, al meglio le prestazioni di questa supermoto, perché comunque è una bomba. Ma da quello che ho capito, ragazzi, il Colosseo dovrebbe essere qui da qualche parte. Oddio, oddio, che ha fatto Ronaldo, ragazzi, ha fatto un trick assurdo. In ogni caso dovrebbero esserci anche molte altre persone che vengono qui a fotografarlo, ragazzi, perché comunque è una grandissima opera. Cioè, guardatelo, cioè, per essere una cosa su GTA di queste proporzioni è veramente bello, cioè poi lascio giudicare a voi, ragazzi. Già queste cose non esistono, non dovrebbero esistere. Noi l'abbiamo creata, moddata e messa dentro GTA per rendere la serie di Ronaldo ancora più reale. Quindi, come vedete, questo è prettamente una cosa, diciamo, visiva, però fa la sua parte. Turisti, persone di Los Santos che magari vengono qui a farsi una corsa e si fermano. Ma anche gente del posto che è incuriosita viene a vedere questa grande opera perché, ragazzi, vista da fuori è una bomba. Oh, guardate, c'è anche Amanda De Sante. Amanda? Sì, ragazzi, Amanda! Amanda, cioè, vedete, Amanda, ragazzi, che è del posto, tipo, è venuta qui, fotografi. Ecco, qui c'è anche una guida turistica. Cioè, come vedete, ragazzi, si ferma la gente in questo posto anche perché quando ricapiterà mai di rivedere il Colosseo, no? Quindi Ronaldo Junior, che dice? Ci facciamo una foto, poi la faccio vedere alla mamma, facciamo vedere a Giorgina che abbiamo passato una bella giornata. Ci facciamo una al Colosseo e una al Duomo. Dai, Ronaldo Junior, vieni dietro di me. Aspetta che piglio il telefono. Facciamoci un mega selfie con nostro figlio. Ronaldo Junior, come sempre, di molte parole. In ogni caso, aspettate che lo inquadro bene. Beh, il Colosseo, ragazzi, si vede gigantesco. Una foto padre e figlio. Così passiamo anche una giornata insieme. Ronaldo Junior, oggi sei il ritratto della felicità. Come sempre, devo dire. Facendo un po' una panoramica, vedete, è anche molto molto bello. Cioè, è ricreato esattamente lo stesso che sta al centro di Roma. Anche perché, ragazzi, si è fatto un certo orario, sono le 4:18. Giorgina oggi ha detto che, ragazzi, non poteva perché è andata a Venezia. Non so che cacchio è andata a fare a Venezia per il film festival, una roba del genere, no? Ronaldo, ma tu cambi casco ogni volta, porca miseria. Vabbè. E quindi, ragazzi, Giorgina non c'è purtroppo perché sarebbe stata anche una bella gita di famiglia portare Giorgina a vedere il Colosseo, però la porteremo un'altra volta. Dovremmo essere arrivati, si vede anche da qui la parte del Duomo che, vabbè, penso si riconosca. Ecco, guardate, si vede anche da qui la grande imponente chiesa, il Duomo, proprio, sicuramente sarà una delle opere più belle che troviamo in Italia. Tanto ci parcheggiamo qui la minimoto. E questo, ragazzi, come vedete, è stato messo al centro di Los Santos, cioè, vabbè, al centro più o meno, insomma, è comunque in centro, cioè Vespucci Beach è il centro di Los Santos, cioè il centro sarebbe qui, però è comunque un'area dove passano tutti e dove le persone comunque ci sono. E adesso voglio attirare ovviamente la vostra attenzione il fantastico Duomo di Milano, che
ragazzi, è qualcosa di... Cioè, non ci sono parole per descriverlo. Infatti, lascio decidere e descrivere soprattutto a voi nei commenti l'epicità di questa cosa che ho fatto. Ditemi se vi piace perché non è stato per niente facile. Vi lascio solo immaginare, ragazzi, che una cosa del genere è infattibile ed è impossibile. Però ci sono riuscito. Quindi fatemi sapere veramente se vi piace perché è stupendo sia nelle dimensioni, sia nei colori, sia nella tridimensionalità, soprattutto che è la cosa più difficile da fare dentro GTA. Fatemi sapere se vi piace perché, ragazzi, è veramente una figata pazzesca. Infatti, come vedete, ci sono persone fermi da turisti, residenti di Los Santos, e qui ci sono altri residenti. Oh mio Dio, ma è un travestito questo. Ronaldo Junior, non ti fermare. Infatti, come vedete, continua anche inevitabilmente da dietro con le stesse facciate, diciamo la stessa struttura, le finestre, se vogliamo chiamarle così, in stile barocco. Non mi ricordo se questo è lo stile barocco. Ora mi state chiedendo troppo, però, ragazzi, cioè, già vedere una cosa del genere è una figata. Ronaldo Junior, vieni che facciamoci una foto. Vieni che facciamoci una foto. Vieni che famo una foto. Ok, ragazzi, fotobomba con mio figlio per ricordare sto momento. Devo cercare di inquadrare bene. Bene, foto fatta, direi che abbiamo finito questa fantastica gita. Salvati la foto, Ronaldo Junior. Un'altra tipa nuda, Ronaldo Junior, non guardare! Ecco, brava, scappa, che il mio figlio non deve guardare. Quindi, ragazzi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bellissimo pollicione in su. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video di Cristiano Ronaldo e Ronaldo Junior, cosa importantissima. Voglio salutare Studio Parrux. Ragazzi, voglio salutare su Instagram Studio Parux, Semola Edoardo, Lole06 Official, Riccardo Rauso e Caiffa Gabriele. Questi ragazzi sono 5 bomber che io ho salutato nel video di oggi. Ovviamente, se anche voi volete avere la possibilità di essere salutati da Ronaldo, fate come lui che non lo fate in realtà, che in moto prende e mi viene a seguire su Instagram. Quindi mi raccomando, ragazzi, venitemi a seguire perché se mi venite a seguire avrete la possibilità di essere salutati a fine video, quindi siccome è una cosa che ci tengo particolarmente, basta che cercate @ariaAntony e mi potete seguire, semplice. Vedete, ragazzi, la serie è diventata sempre più reale con cartelli pubblicitari di Radio 105, dell'Acqua Lepissima, il Duomo di Milano, il Colosseo. Insomma, ragazzi, questa serie sta diventando sempre più bella man mano che passa il tempo. Direi che per questo video è tutto. Qui Ronaldo Junior con la sua nuova moto. Come ragazzo, grazie a tutti per essere stati con me, per aver visto questo video e noi ci becchiamo al prossimo video. Scare! Fiero, fierissimo, come sai.